Il Noto passa a Palazzolo e continua a sperare nella salvezza diretta. Derby tirato, quello dello Scrofani, vinto di misura dai Granata, che hanno saputo capitalizzare una delle tante dormite difensive avversarie della ripresa. Prima del fischio d'inizio, omaggio doveroso delle due squadre a Enzo Berti, DS catanese del Palazzolo, scomparso prematuramente lo scorso 29 marzo all'età di 42 anni. Dopo il minuto di raccoglimento, tutta la squadra giallo-verde lo commemora così tra gli applausi dei 1500 spettatori accorsi allo Scrofani. Avvio arrembante dei giallo-verdi di casa, che vanno subito al tiro con Lopizzo, che calcia male dal limite su traversone di Caputa. Al quinto, magia di Sarli, che nota Vezzani fuori dai pali e prova a sorprenderlo dalla distanza. La palla si stampa sulla traversa. Poi si fa male Liga, che viene sostituito da Alderuccio. Al quarto d'ora ancora l'ex fantasista del Siracusa protagonista con un destro a pelo d'erba di poco sul fondo. Il Noto soffre la vivacità del Palazzolo, ma al ventesimo potrebbe colpire con una conclusione ravvicinata di Accetta, che Scordino è bravissimo a correggere in angolo. Il match è vibrante, le due squadre giocano senza eccessivi tatticismi e al 32esimo ancora Sarli su punizione mette i brividi a Vezzani, ma è ben più clamorosa l'occasione sciupata due minuti più tardi da Pignatta, che di testa non inquadra la porta da due passi. Nella ripresa è un'altra partita. Il Noto è più determinato e stringe d'assedio la squadra di casa, che fatica a superare la metà campo. Dopo questo perfido sinistro di Intelisano, che sfiora l'incrocio dei pali, i Granata passano in vantaggio. È il 21esimo quando Pignatta spinge di testa il pallone alle spalle di Scordino su angolo calciato da Conti. Doccia gelata per i gialloverdi, che solo nel finale sfiorano il pari con Mazzeo, che manda incredibilmente sul fondo sul tiro cross di Sarli. Fa festa il Noto, per il Palazzolo una sconfitta che deve far riflettere.